Buonasera, Gabriele Pinto, non sono una persona giuridica, sono un normale cittadino come tutti gli altri. Perfetto, Gabriele Pinto, c'è una manifestazione in atto, c'è un minimo di dissenso, perlomeno così sembrava dalle parole che ci diceva prima a telecamere spente. C'è una frattura ideologica fra le persone che sono qui per chiedere di riaprire e le persone che i diritti li esercitano, non li chiedono. I primi, traduca. Allora, i primi sono quelli che farebbero qualunque cosa pur di riaprire. Allora non interessa la libertà, no? Sono quelli che vogliono aprire, perché sennò vanno in mezzo alla strada. Gli altri invece stanno aspettando che loro capiscano che i diritti si esercitano, non si supplicano, per unirsi a loro. E c'è come se fosse uno fa un passo in avanti, l'altro lo raggiunge, poi uno fa un passo indietro, l'altro si allontana, poi dopo cerca di raggiungerlo di nuovo, insomma alla fine non si riescono ad unire mai queste due idee di che cosa fare per unirsi. Quindi, quale sarebbe l'alchimia o la formula per mettere assieme questi due momenti? La disobbedienza civile in nome della libertà. Allora, la disobbedienza civile non si fa rispettando le regole, si fa violandole. Quando sono illegittime e non devi neanche pagare dazio perché sono illegittime, lo sanno anche le pietre, non si capisce riaprire nel rispetto di regole, cioè che devono... Però deve riconoscere che c'è una grandissima disinformazione, anzi c'è una falsa informazione, colpa anche della mainstream e delle altre attività di informazione in generale. Allora, che il mainstream fa questo lavoro lo fa da quando è nato, non è che lo scopriamo adesso. Però se io resto a casa la sera a studiare e a te invece ti piace uscire con gli amici a bere le birre, io mi sacrifico, imparo e tu invece ti vai a bere le birre, a giocare a pallone, a fare il resto e poi dopo si viene il momento di pagare. Formica e la cicala? La formica e la cicala. E così, noi eravamo già svegli, non è che ce ne siamo accorti subito, non è che stiamo aspettando che ce lo vengano a dire, loro ancora non l'hanno capito. Noi saremmo i cosiddetti complottisti. Allora... A parte che i complotti esistono, lo potete chiedere a Cesare. Vabbè, Cesare fu vittima di un complotto. Quasi tutti i colpi di Stato, voi avete visto mai succedere un colpo di Stato nella storia? No. E quelli che cosa fanno? Quelli ve lo annunciano. Dicono guarda, domani passiamo, facciamo il colpo di Stato. No, si mettono d'accordo in segreto, procedono e fanno il colpo di Stato. Questo è il complotto, un accordo segreto. Quindi io ho una narrazione rispetto a questo termine, per me odioso, complottista è chi nasconde le cose, chi invece le annuncia non può essere definito complottista. Fin tanto che le documenti, perché devi venire da un campo di ricerca, trovare dei documenti il più possibile ufficiali e autorevoli che riesci a reperire, nonostante le censure, nonostante il tentativo di cancellare la storia del passato, e poi metterle in piazza e farle discutere e vedere dove si va a finire. Come se ne viene fuori da tutto questo? Come si arriva? Come se ne viene fuori? Dalla dittatura. Da tutto quello che sta accadendo. Dalla dittatura. Con la disobbedienza civile pacifica.